Bentrovati amici di Casa Gialloblu, il Modena domani giocherà a Macerata contro il Matelica, calcio d'inizio ore 15, si è preso il centrocampo del Modena, Fabio Gerli. Fabio, sei uno degli ultimi calciatori arrivati, qual è il tuo primo bilancio di questo periodo a Modena? Sono molto contento, abbiamo iniziato bene con 3 vittorie sulle prime 4 partite. Sappiamo che il campionato è ancora lungo e cercheremo di continuare così, però ogni partita è difficile, quindi manteniamo un profilo basso e continuiamo a lavorare. Che idea ti sei fatto di questo campionato, dove ogni settimana non ci sono risultati scontati? Ma la Serie C sappiamo com'è, ogni partita è difficile, andare a vincere anche contro una neopromossa o comunque qualsiasi squadra è complicato. Abbiamo visto i risultati dell'ultima giornata e vanno affrontate le partite sempre con il massimo impegno, altrimenti rischi di non fare risultato. Sabato l'anticipo contro una squadra che è la sorpresa di questo avvio. Sì, il Matelica è partito benissimo, hanno grande voglia, entusiasmo e sicuramente faranno una gran partita contro di noi e noi dovremo farci trovare pronti e cercare di affrontarla come abbiamo fatto tutte le ultime partite. Guardando la partita dalla tribuna, gli spettatori spesso dicono: ma quanti palloni tocca a Gerli? Ma io cerco di fare del mio meglio, i compagni mi stanno aiutando molto a cercare di rendere al meglio e fino a che continuiamo a fare risultati speriamo di continuare così e basta. Vediamo la classifica dopo 4 turni e il 5º turno di andata. Ok. Da questa stagione il Modena ha una squadra di calcio femminile, ce ne parla il direttore generale gialloblu Roberto Cesatti. Roberto, il Modena come il grande club che si sono dotati una squadra femminile. Sì, in effetti abbiamo creato questa collaborazione, indispensabile per poter disputare il campionato di Lega Pro. Queste sono le norme che ce lo dicono, ma sono molto contenti in ogni caso di poter avere anche il nostro marchio e portare in giro il nome del Modena anche nel campionato femminile, che sta avendo via via sempre maggior seguito e sempre maggiore attenzione. Quando gli impegni lo permetteranno andrai a vedere qualche partita? Sì, direi che mi piacerebbe molto, spero di avere un po' di tempo per andarlo a vedere, perché onor del vero preferirei andare a vedere i nostri ragazzi del settore giovanile, che già purtroppo trascuro. Nello stesso tempo mi auguro e spero proprio che ci sia la possibilità di andare a vedere anche qualche partita di queste ragazze. Sentiamo il vicepresidente del Modena Calcio Femminile, Claudio Coppelli. Allora Claudio, da oggi il Modena ha una squadra femminile, com'è nata questa collaborazione col Modena? Ma noi era già da tempo che ambivamo di poter rappresentare la città di Modena e il Modena Calcio anche nel panorama femminile, che da tempo sta un pochino prendendo piede anche a livello nazionale. È cominciata bene la stagione perché è subito una bella vittoria in Coppa, però adesso comincia il campionato, con quali ambizioni? Ma la nostra ambizione è di ritornare a casa nostra, che riteniamo che sia la Serie C, e quindi cercheremo di perseguire questo obiettivo. Riteniamo di avere i mezzi e la rosa per poterci arrivare, speriamo il bene insomma. Avete anche un bel settore giovanile con alcune squadre, quindi si guarda anche al futuro. Assolutamente, direi che il tutto è partito proprio da lì, perché riteniamo di avere un bacino interessante da poter poi arrivare in prossimo futuro, di trasbordare veramente tutta i cavalli che stiamo, diciamo così, alimentando. Infatti abbiamo un under 17 l'anno scorso, che quest'anno farà l'under 19, di notevole qualità, ma soprattutto abbiamo anche un under 15 e un under 12 che riteniamo che negli anni potrà appunto portare ad avere un beneficio, diciamo così, anche per la prima squadra. Siamo in chiusura di trasmissione, vi ricordo di scaricare l'app ufficiale del Modena su App Store e su Google Play. Forza Gialli!